sa. 2-3. La trottola, se vuol dire la trottola due volte, che c'è il carro che sta arrivando e che si chiama sui sipario, quindi saranno tutte robe legate al teatro in generale. Sì, giusto? Sì, sì, sì. Questo esserci, è tuo, questo qua sotto è il mio, questo è il nostro. Esserci o non esserci a Muggia il set del 2016, certamente sì, visto che non abbiamo avuto. Certo. Siamo già il 7? Non lo so. Quindi sentiamo in lontananza le note di Mamma Mia per questo carro che sta arrivando, e addirittura la banda, oltre a suonare, balla. Chi pensa alla bellezza della banda che balla sotto il carro degli amici che guarda con che non sa, no, non sa, in senso che ha dei dubbi su di noi e sta parlando brutta. Se a un certo punto non senti le nostre voci, senti rumori forti, vuol dire che sta menando. Ma non fuma, siamo abituati. Essere menati? Sì. Sono magari in campo di spesso. Altro mi, giorno voglio andare a vedere come ti costruisci questa roba, perché mi fa magia. Cioè, no, sì, geniale, bravissimi. Poi questa roba qua, cioè, avrà anche dei costi che non è neanche così piccolissimi, no? Quindi devi, durante l'anno, raccogliere. Sì, cioè, su quelle compagnie del carnevale, ogni una compagnia, gamba, però i soci metti dentro una quota. Penso che comunque ognuno metti la quantità del lavoro del suo, che si possa pagare, sarebbe caro. Ma dopo d'estate ti fa anche la raccolta con la sagra, no? Mi pare, sì. Si fa le loro feste, c'è ancora la tradizione, si fa ancora quella roba là. Dopo se becchiamo qualche esperto di costumi o scenografie, eccetera. Sì, sì, sì. Ma la signora di stamattina andava benissimo, non so, sì. So che la doveva passare per queste parti, la messa, la tosse. Come la ingrugniamo? Vediamo nel frattempo se arriva altri commenti. Ma come funziona? Il sindaco de Muglia di solito si in giuria o è là come ospite? C'è sempre là, almeno poi io non mi chiedere. Non ha un voto influente, vale di più per il sindaco o no? No. No, questo no. Volevo che il sindaco de Muglia è il ragazzo della via Palmi, diciamo così perché ha questo nome Nesla, che ha fatto tanto ragazzi della via Palmi. La trottola che chiaramente con questo carro che sta davanti, con questo Shakespeare meraviglioso, non può non vincere questa edizione del Carnevale de Muglia e del Festival di Sanremo. Ed è sempre insieme. Esatto. Con Mamma Mia, tra l'altro, con canzone e canzone. Sì. Prima l'ha causata. Quante volte te mi avevi detto che ha vinto il Trottola? Prima te stavi guardando, no? Trottola 2, mi pare. Trottola 2. Beh, questo se l'hanno bom. Questo se l'hanno bom. Se l'hanno bom. Non sai che puoi vincere sempre la brivido, eh? Trottola è del recente, tra l'altro. La trottola che ha vinto pochi anni fa, adesso speriamo che senti un poco di più la musicotta, ecco. Questa è la musica che accompagna gli amici della trottola. Allora faremo così, spassiamo un po' i nostri microfoni, ci sentirà un po' di più l'esterno. Siccome fa figo, volevamo salutare anche gli amici di Oltreoceano. Già. Quindi, te vuol dire che in inglese ciao agli amici di Oltreoceano? Hi! Ecco. Non tutti sapeva che il grande dilemma di Shakespeare, no? Che era, cioè, l'amletico di essere o non essere, che era venuto per un motivo molto chiaro, se capissi da questo carro, perché aveva tutti questi dubbi.
perché aveva gli occhi in croce. Avendo questa roba non capiva se il Zeus o non il Zeus. Allora le andava fuori sincrono, non comprendeva bene, capiva che se tutto un essere o non essere. Intanto un signor si è arrabbiato con noi perché non lo avevamo lasciato salire su una scala, che del resto però se saliva e dopo il cascava doveva pagare Max, il peccato. Eccolo qua, è il primo carro davanti a noi della rotola con un Shakespeare con gli occhi in croce che gira il volto. Funziona la roba, cioè che insegna da generazione in generazione, che insegna i fioi, come fanno poi trovare un esperto del carnevale qua che venite a dirmi qualche cosa di questa roba qua. Come ti faccio? Cioè che se i maestri dei carri sì. Da padre in figlio, da figlio in eccetera. Questo se le avverranno considerando le previsioni che dava tutta la settimana. Esatto, questo dovessi far salire la vostra invidia che siete a casa, che aveva la fortuna comunque di stare con noi, perché è molto. Nel frattempo che abbiamo acquisito l'audio ambientale. Signore e signori, abbiamo l'audio ambientale, adesso si sentirà di tutto. Questo fatto, cioè se sentire dire delle parolazze, noi non avremo più. No. Davanti alla giuria. Eh sì. Ma che puttana. Sta roba
quasi antidemocratica, c'è la libertà di Allora, noi volevamo dirvi che tra l'altro prima avevamo fatto merenda dalla signora Yolanda, che ci ha detto che con le piadine. Sì. Come su che era della famiglia, perché noi era solo la signora Yolanda, che era un po' mio madre, su acquerone, e verdura, e era buono. Penso, sì. E anche da me andava una piadina. Quindi c'è la maschera che sta facendo accomodare le persone sulla sedia, sulle poltrone, e mi guarda aspettando. Se la maschera è una carne di male, per esempio. La maschera è quel buco, insomma, di quelle persone che accompagna le persone. Accompagna, magari anche con una piccola figlia, senza proprio a posto, perché lo risale. Che ti guarda e allora ti fai quando ci ha messo il video è 23 è brutto sta roba, sembra che non tiene più numeri. È una polemica sull'omologazione. Ho deciso di entrare in polemica su ogni cosa. Allora ho già due polemiche. Una, se non trovo giusto come tu mi sembra ma davanti alla giuria no, ci sentiamo esclusi, noi ci siamo qua. Cioè, qua non si ferma nessuno davanti alle mie domande. Ah, se ferma e insulta. Tendenzialmente, sentono in francese qui le caga quelle che danno, però non ci sei, insomma, questo noi lo troviamo un po' ingiusto. Altra polemica se ligata a questo ruolo della maschera, che cioè noi la rivelate vedi la crisi che sono nel 23. Sono una il nome però io lo trovo bruttissimo. Comunque stiamo seguendo la trottola che sei sicuri vincitori della sfilata del carnevale 63esima edizione. Vero dei valzer viennesi o comunque non proprio valzer ma l'hanno siccome la viennese quindi orchestra diciamo da Roma. Persona elettrica. Ah, salutiamo anche la voce ufficiale del carnevale di Monza, che è quella del Nicol Brusaferro. Sì. Che è la serata per la 8 Brusaferro, cosa è? Carriera. Nicol Farriera. Che sei la voce ufficiale del carnevale. Cioè, mica sono quella solo perché è sempre bella di noi. Non trovo giusto anche questo. Sì. Qua mi butto fuori una polemica anche. Perché scusi, cioè, c'è Marco solo una sempre bella di noi. Fare una roba così che io trovo veramente brutto. Corretto, quindi da poco boicotteremo il prossimo anno. Sì. Quindi la nostra campagna sarà boicotta la Brusaferro. È quasi quasi dei balli meravigliosi. Signori e signore bellissime. Orchestra, sì. C'è l'orchestra, orchestra vecchia, sì. Ora che ricomincia. Ah, si vestire da strumento. Ma che meraviglia, che meraviglia. Ricordi. Ehi, che veramente bello. Passo, ecco, sì, solo per portare sul punto musicale.
c'è un campo aperto, posso anche riposarmi. Comunque segnali diversi, perché se mi ha messo in moto il... c'è da problemi streaming, no? Ma per la visione, il fermoide, una... Ah, e l'audio che hai detto che pensi? Ah, perché probabilmente non so dove la forte se senti voce che non si sente niente. Molto basso. Aspetta, bisogna dire che. No, cioè, ho già detto, ma. Però se... Vabbè, non è che... ero in Giulia, non mi ricordo, ma sei giusto, perché quando io ero in sfilato una volta quando arrivi là proprio te se abbandoni alla giuria, certo, pregando che dai più le c'è giusto, perché dopo se è il momento, dopo tutta questa fatica, anche gioia e anche tutto quello che vuole voi, dopo è la roba bella, se arriva in piazza e sentire dalla voce dello speaker è il risultato finale. The Illusion, quindi c'è tipo magia, come vedete? Sì, è qua, sì. Signora della Illusion. Sì. Guarda che brazzi lunghi che cade Illusion. Siamo tornai, se senti di nuovo le nostre voci. Illusion, spettacolo internazionale di Illusion. Sì. Guarda le mani come che si slarga, perché pare impossibile che quel signor abbia le mani così grandi, vedi? Adesso fa così, dopo le slarga, guarda, mostra le mani e il bazzò. E adesso basta, nel finito, è scomparso, forse è morto. Perfetto, funziona tutto meglio del prima. Sei tutto e non grata niente, benissimo. Funziona e non grata, sei un momento meraviglioso della storia dell'umanità. Anche l'ambientale adesso è ok, perfetto. No, ma guarda questi qua davanti, che bellissima magia. Guarda che sei una figata mondiale sta roba qua. Cioè se queste qua sono veramente robe dell'illusionismo, robe tipiche che usano gli illusionisti. E Lori le ha portate qua. Bellissimo. Guarda le mani come si slarga. Opla. Bello, veramente bello. Adesso vedo The Trio. Adesso vedo The Trio che sta arrivando anche i Blues Brothers. Beh, devo dire che la trottola ha tanta gente, perché ha fatto un sacco di robe, cioè i sei parecchi. Cernecas è andato sotto il tavolo, giuro che non so che fa, però questa roba qua che si prostra, questa roba che si prostra a me mi piace. E se bello, perché si è messo in ginocchio e davanti a lui c'è un signore vestito di papa, quindi tutto quanto si è coerente. Voi non lo vedete, ma mi lo vedo. Siccome l'audio ambientale viene tirato giù dal mio computer, in questo momento sta ciappando acqua. Ha deciso di spostare un pochettino il computer in modo che non ciappi acqua. Commenti se Flavio non si garma, lui parla così. Mi parlo normale, ego anche allungato, allontanando il microfono. Blue Sprutters nel frattempo qua sotto. Oh, Blue Sprutters come se piovessi tantissimi. Balletti e da memoria come se piovessi, che sei difficilissimo, quindi i miei più grandi complimenti a tutti quelli che ha preparato le varie coreografie, che sono roba su me, la roba più complicata del mondo. Cioè mi mette due passi con i piedi insieme per fare veramente un'impresa. Una roba che mi fa dispiacere veramente un pochettino, che mi rende
iconico, che è il fatto che finora nessuno ne ha portato un Michelin in Puglia. Esatto. Quindi se qualcuno è a casa a Trieste, che vieni a portarne. Ecco, cioè se sei a casa, a casa UC, mi pare assurdo che uno se è sfilata e stata tra l'altro. Noi siamo qua a soffrire per voi, soffrire, insomma, non è che soffrivo tanto, però un bicchiere di brûlée mi pare che sarebbe il minimo. Il minimo, eh sì. Marionette, anzi Burattini, scusa, Marionette, Burattini, ritorno alla tradizione con Pierino il Lupo. Ah, che bel Pierino il Lupo. Quindi sei qua a se ricordi la storia di Pierino il Lupo? Certo. Pino, ci sono che le... Pierino incontra il lupo. E fine. Succede del becco. O se qualche Pierino di sì al lupo tante volte, no? No, Pierino al lupo. Pierino al lupo. Attento al lupo, ma attento. Nel tempo sta arrivando il carro principale dei Muppets. È bellissimo. Preceduto da tutti i piccoli Muppets. Beh ragazzi, adesso ve lo dico, cioè non vuole essere che c'è la trottola che ha vinto, ragazzi. C'è ancora la trottola? Sì. Ma quanto dura la trottola? Vedi quanti che sei. Se... sto anno c'è solo la trottola, vi dico solo. Allora, finissi, poi sto che ha finito. Non c'è vero, non c'è vero. C'è ancora una paccata alle compagnie. Guarda che bei i vecchietti lassù, perché... I due vecchietti antipatici, uno dei due che somiglia a un avvocato che conosco, giuro. Comunque giuro. In ogni caso gli sei ispirati al tipico vecchietto di Stinti, se vedi proprio da... Sì. E invece non si vuole che guarda anche i vari lavori, cantieri, esatto, sì. Infastidito dal fatto che i nuovi operai non sa fare quel che lui sapeva fare. Che sia anche vero. Che forse sia anche vero. E infastidito dal fatto che i nuovi operai non lo capissi perché sono stranieri. Mi spieghi come stava questo davanti la rana Kermit? La rana Kermit, ma veramente adesso mi ve lo dico e ve lo dico anche ai bambini, ragazzi, mi spieghi batti Peppa Pig 10-0, è bellezza. Dopo Cardone Peppa Pig è bello, ma mi spieghi. Mi spacca del mondo. È una figona, mi sembra ricordare anche un poco Valeria Marini, non so perché. Giuro, ma non niente contro Valeria Marini, quella roba là. No, anche perché se avessimo qualcosa contro Valeria Marini la usassimo invece. Sì, la tirassimo. Sì.